Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10. E siamo giunti al consueto appuntamento con il format di CNA Cuneo, CNA Informa. Oggi vogliamo parlare di sicurezza, lo facciamo con il direttore commerciale della microelettronica SRL di Borgo San Dalmazzo, che con CNA Cuneo ha recentemente sottoscritto una partnership. Benvenuto in frequenza. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Allora, entriamo un pochino più nel dettaglio in merito a questa messa in sicurezza. Si tratta dello sviluppo di un protocollo d'intesa che oramai è stato siglato parecchi anni fa tra le confederazioni, prima del commercio e poi dell'artigianato, CNA in testa, protocollo che regola l'attivazione di un sistema antirapina. Si tratta di un sistema di videosorveglianza che viene allarmato tramite un pulsante ed è in grado quindi di inviare uno streaming audio-video alle forze dell'ordine presso le sale operative di Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri. Il protocollo è stato siglato da CNA nel 2013. Con CNA Cuneo abbiamo sottoscritto microelettronica, sottoscritto una convenzione per prima cosa per mettere in sicurezza gli associati CNA, gli esercizi commerciali, e soprattutto abbiamo ultimamente messo a punto un accordo che riguarda la possibilità per gli installatori di CNA di divulgare insieme a noi il progetto antirapina. Quindi gli installatori di CNA avranno la possibilità di rivendere il sistema antirapina presso i loro associati ad un prezzo ovviamente concordato di favore. Questo dovrebbe dare la possibilità finalmente di dare uno sviluppo concreto a un progetto che è certamente un bel progetto, perché si tratta finalmente di una prima volta di mettere in pratica il concetto di sicurezza partecipata di cui si parla da molti anni, quindi di mettere insieme le forze di pubblico e di privato per fare qualcosa di più e di meglio sulla sicurezza. Oggi abbiamo la possibilità, primo con questo protocollo siglato tra CNA e la Prefettura di Cuneo e poi con il nostro accordo con CNA, di riuscire ad avere insomma un ampio spettro di offerte sul mercato. Il protocollo è un protocollo che parte a livello nazionale, è stato sviluppato, come dicevo prima fra tutti dalle confederazioni del commercio e poi da quelle dell'artigianato. Microelettronica è una delle due società che in Italia possono operare su questo progetto, avendo avuto tutte le autorizzazioni tecniche sia dalla Polizia di Stato che dall'Arma dei Carabinieri. È sicuramente un grande passo avanti per quanto riguarda la sicurezza. Si chiama Hermes questo sistema di videoallarme? Il sistema si chiama Hermes qui a Cuneo, in provincia di Cuneo. Si chiama Real Protection in tutte le altre zone d'Italia dove come microelettronica operiamo. C'è un motivo per cui dalle altre parti si chiama in un altro modo? C'è un motivo storico. Microelettronica ha recentemente acquisito la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale con questo protocollo, e storicamente il prodotto veniva chiamato Real Protection. Abbiamo deciso di mantenere questo marchio. Vogliamo ringraziare Marco Agosta, il direttore commerciale della microelettronica SRL di Borgo San Dalmazzo. Grazie per queste notizie che ci ha dato e alla prossima. Grazie a voi. CNA Cuneo è il programma di Radio Stereo 5 dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10.